Allora, questa è una forbice di quelle un po' aperte, diciamo, si vede il filo un po' aperto, ci sono dei dentini, quindi si procederà alla limatura in modo da togliere i dentini, in modo che non ci sia più quell'effetto sega praticamente. Allora, la prima cosa è togliere il fermarame. Togliamo il fermaramo e procediamo alla limatura dei due fili in modo che tornino a tagliare, perché così tagliare non possono tagliare. Allora, dobbiamo guardare innanzitutto verso la parte che dobbiamo limare. Noi dobbiamo limare verso la punta, in quanto vediamo che qua verso la base è già abbastanza aperta la forbice, quindi cerchiamo di togliere un po' di materiale in punta. Ci appoggiamo, cerchiamo di tenere una gradazione di 25 gradi. Allora, cerchiamo di dargli in punta. E poi andiamo anche verso la base in modo da togliere i dentini. Alla base gli diamo leggero e poi verso la punta calchiamo un po' di più. Togliamo. Diamo ancora il controfilo in modo di togliere completamente i dentini. Adesso procediamo con l'altra. In questo caso calchiamo di più la punta perché il materiale che è in punta è in eccesso. Vediamo anche il controfilo. Adesso, come filo diciamo che ci siamo. Preso singolarmente, adesso proviamo a vedere che la forbice si chiuda, che i due fili combaciano. Ecco, i fili sono abbastanza lineari. Allora, tanto togliamo la bava con una pietra. Prendiamo la bava da ambedue i fili, dopodiché dobbiamo regolare il battente, in quanto adesso la forbice non si chiude perché il battente è per come era la forbice prima praticamente. Noi adesso abbiamo tolto materiale, quindi dobbiamo regolare il battente. Controlliamo innanzitutto che non siano incrociate le due lame. La lama di qua deve venire verso di noi, la lama a destra invece deve andare verso l'esterno. Vediamo che le due lame non si incrociano, quindi adesso ne diamo un colpo in modo che il battente ceda, non eccessivo. Se non cede, procediamo a grattare anche il battente. Il battente è qui all'interno, qui. Verso il dado. Allora, grattiamo il battente, non eccessivo. Adesso che abbiamo grattato, controlliamo se la forbice si chiude. La forbice già si chiude bene, gli diamo appena appena ancora, necessita ancora di appena appena una grattata. Il battente, come vedete, è lucido, quindi ci è stato grattato. E adesso si guarda la chiusura della forbice. Vediamo già, dovrebbe essere abbastanza perfetta, abbastanza precisa. Ancora un po' magari. D'altronde noi abbiamo tolto materiale limando i fili e il battente deve essere regolato anche quello, se no la forbice non si chiude. Ecco, diciamo così, ecco la forbice è pronta. Si può magari dare un po' sulle lame per vedere di chiuderle, ma se no
la forbice era posto così. Si cerca di avvicinare i due fili in modo di chiudere un po' la forbice, ecco, in modo che i due fili siano abbastanza paralleli e finite così.